Se vuoi acquistare FIFA Points a prezzi davvero davvero bassi, passa da FIFA Points Market, pagina italiana, sicura e rischio ban minimo. E utilizzando il codice LAZZA avrai il 5% di sconto sull'acquisto. Link in descrizione. Wow, ragazzi, sono Henry Laz, bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, sono qui con il nono episodio del FIFA Monopoli, ragazzi, serie che nello scorso episodio aveva superato i 200 mi piace. Quindi per questo, ragazzi, ve ne chiedo 140. Se volete vedere questo episodio lunedì, e deve arrivare a 140 mi piace entro domenica. Inoltre, ragazzi, prima di iniziare il video mi scuso per questo stage che è strutturato male, in quanto ci sono molte caselle dove bisogna aprire i pacchetti e comprare i giocatori, mentre poche caselle dove bisogna andare a giocare partite. E quindi per questo, ragazzi, vi consiglio anche a voi di scrivermi qui sotto in un commento che caselle volete vedere nel prossimo stage. A dire la verità, è già la seconda volta che registro questo episodio, non episodio, perché per sbaglio ho cancellato la registrazione del gameplay. E quindi ero andato a comprare anche giocatori IF, ma comunque sorvoliamo questo problema. Quindi, ragazzi, non perdiamoci tanto in chiacchiere e andiamo dentro con la grafica. Ok, ragazzi, primo lancio di giornata. Andiamo con il primo lancio 4. Numero 4. 1, 2, 3, 4. Compra un top player. Allora, andiamo a vedere che top player possiamo andare a prendere dalla Bundes. Ok, ragazzi, ho acquistato Thomas Müller per 11.500 crediti. Andiamo a mettere al posto di Götze, però prima al posto di Vargas. E Vargas lo mettiamo al club. Mettiamo al posto di Götze in questa maniera. Ok, così. E Götze al posto di Embolo. Quindi ho un secondo lancio, raga. Secondo lancio addosso al letto, che cade di qua ancora il numero 3. Numero 3 che è... Dove cazzo siamo? 1, 2, 3. Compra due giocatori oro rari. Ha acquistato Dick Maia, che sembra quella di Heidi. E lo mettiamo al posto di Brozinski della medicina. E lo ringraziamo anche. E poi andiamo a acquistare Samurai Kagawa. E ovviamente lo mettiamo in panca. Anzi, in tribuna, che è meglio. Terzo lancio di giornata, raga, addosso al PC. Il numero 6. Numero 6, eccolo qui, quindi... 1, 2, 3, 4, 5, 6. No reaction pack. 7.500. No reaction pack. Vai. Ok, se fosse uscito io liberi, avrei studiato lo stesso. Andiamo con il quarto lancio, ragazzi. Non fare centro sulla scatola. Vai. Ma porca, c'ho 2. Numero 3 comunque è uscito. Eccolo qui. Numero 3. Numero 3, che sarebbe 1, 2, 3. Scalo due pacchetti da 5K. Due pacchetti da 5K. Dobbiamo scartarli. Skippa. Trap, però dobbiamo scartarlo. Ciao, Trap. Andiamo con il secondo con Leo Messi. Skippiamo anche questo. 1, 2, 3, skip. E Rodolfo. Vai, Rodo. Andiamo, ragazzi, con il prossimo lancio, numero 5. Vai. Porco puttana, che impatto che ha fatto, credibile. Numero 5 comunque, numero 5 che sarebbe 1, 3, 4, 5. Rilancia il dado. Però questo lo contiamo come quinto lancio, quindi questo sarà l'ultimo lancio, ragazzi. Come lo facciamo? Addosso al muro, Vai, addosso al muro. Dove cazzo è finito adesso? No. È uscito il numero 4. Numero 4 che sarebbe 1, 2, 3, 4. Compra il primo giocatore con la Road to Division 1. Quindi primo giocatore della Bundesliga. Vai. Kramer. Ok, ha acquistato Kramer, ce l'ho doppione, quindi lo vado a mettere in vendita dopo. E quindi questo è l'ultimo obiettivo. Quindi, ragazzi, questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Come sempre, lasciate un bel like, ragazzi. Vi ricordo di avere 140 like. Se volete vedere lunedì prossimo un altro episodio, però vi ricordo che dobbiamo arrivare a 140 mi piace entro domenica. Vi ricordo inoltre di iscrivervi qui sotto con un commento che altre caselle dovete vedere nel prossimo stage di questo Monopoli. Come sapete, ragazzi, Facebook, Twitter e Instagram in descrizione. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Che dire, ragazzi, qui da Erilato tutto. Bella.